Oggi siamo venuti a trovare un maestro che non vuol saperne di insegnare, ma invece preferisce imparare. Stiamo parlando di Tonino Dominici, presidente di Boxmark. Tonino, ci vuoi raccontare questa tua passione per imparare? Beh, la mia storia, sì, l'hai detta, sono maestro di scuola elementare e poi sono usurpatore di ruoli altrui, perché mi sono messo a fare prima il ragioniere e poi l'imprenditore. Se questa è una parola che oggi mi si addice, forse di più, però nella mia indole è stato quello sempre di forse di insegnare e di apprendere, e di prima di apprendere e poi di poter dare, ed è quello che un po' mi ha spinto anche in questa azienda. Ci vuoi raccontare come hai fatto a travasare in Boxmark la tua attitudine ad apprendere e imparare cose nuove? Ma prima di tutto l'ignoranza, cioè quando uno non conosce, quando uno è ignorante, quando uno è, come dire, non ha le conoscenze di base di un settore, non sa cosa fare, non sa come impostare un'azienda, la prima cosa che gli viene in mente, ma ha bisogno di lavorare, quindi la prima cosa che deve fare, secondo me, deve conoscere e deve apprendere e deve guardare quello che c'è attorno e deve prendere il più possibile, copiare dagli altri, perché appunto uno non ha gli strumenti per poter operare, quindi questa grande voglia di conoscere e di vedere quello, come funziona il mondo, insomma. Io vengo in questa azienda negli anni 70, arrivo qui in questa azienda negli anni 70 con appena finito il militare, appunto avevo fatto le magistrali, però non avevo voglia di fare i concorsi per entrare nell'insegnamento. Quindi entro qui c'era una famiglia di imprenditori agricoli, di contadini, una famiglia molto numerosa fra l'altro, la famiglia Baldassarri, che hanno voluto diversificare la loro attività e impiantare una fabbrichetta per fare scatole da scarpe. Quindi la Boxmark nasce come scatolificio, Boxmark, per servire le scatole da scarpe, servire con le scatole da scarpe con le aziende che erano nella zona. E chiamano me perché non c'era nessuno che era disposto a, come dire, prendere questa iniziativa della famiglia, perché erano tutti impegnati nei campi e quindi nei loro lavori. E chiamano me e mi dicono: questa è l'azienda, c'erano 5 persone, c'era una macchina, mi ricordo, per tagliare il cartone, questa è l'azienda, buttati e vai avanti. Naturalmente noi non ti chiederemo mai niente, se non di reinvestire tutto nell'azienda per farla crescere. La famiglia Baldassarri è, da questo punto di vista, famiglia di tradizioni appunto contadine, però di grande moralità e di grande insegnamento, quindi di grande profondità anche dei valori, che hanno del rispetto, profondo rispetto del territorio e quindi anche questa voglia di far vedere che la loro famiglia ha costruito qualcosa per il territorio, quindi ha messo a disposizione le risorse per far crescere un territorio, quindi per dar lavoro. Questo è stato di molto aiuto per me, perché mi hanno dato carta bianca e mi hanno fatto capire però che un'azienda si può chiamare tale solo se costruisce qualcosa e non raccoglie, no? E non prende, ma deve usufruire di quello che c'è nel territorio, le menti, i cervelli, le persone, per poi costruire qualcosa, per far crescere una realtà. Cioè il concetto di creare ricchezza, no? Prima la creiamo e poi la distribuiamo, cosa che si è persa un po' nel tempo, no? Perché adesso si fa questione: prima che la torta si crea la torta, no? Adesso si fa questione di come si deve spartire, e invece prima dobbiamo costruire. C'è un vecchio detto contadino che la miseria non si sparte,
cioè la miseria non si divide, quindi prima crea ricchezza, poi la dividiamo, quindi questa è la storia. Boxmark oggi è un'azienda di 50 dipendenti, abbastanza grande per il suo settore, ma è una piccola e media impresa tipica italiana. In questa azienda hai applicato i principi Lean. Ci spieghi come hai fatto, come ti è venuto in mente di applicare la Lean in un'azienda di queste dimensioni? La Lean in questa azienda è creare valore per il cliente. Questo è, anche se la parola Lean presuppone caccia allo spreco, riduzione dei costi. È vero, è anche quello, ma soprattutto è creazione di valore per il cliente. Quindi individuazione attraverso l'ascolto del cliente, dei bisogni e desideri del cliente e poi offrire al cliente vero valore. Quello che percepisce il cliente è valore che è disposto a pagarci. Quindi la Lean per noi vuol dire aumento del valore e, come dire, offrire differenziazione, elevare la nostra qualità di servizio e prodotto. Per offrire più valore al cliente e soprattutto valore customizzato, cioè personalizzato ai desideri e bisogni del cliente, bisogna avere quello che noi definiamo la tecnologia migliore. Qual è la tecnologia migliore? Che potrebbe sembrare in questa azienda che la tecnologia è fatta di macchinari, macchine da stampa, macchine da taglio e da pieghi incolle. No, la tecnologia che più sta a nostro cuore è quella che la sera torna a casa, quindi le persone. E allora è su questo che noi costruiamo la linea guida di questa azienda, cioè pensiamo che la tecnologia di cui siamo più fieri è quella che fa la differenza, perché è quella che riesce a governare i processi, a migliorare le performance delle macchine con il contributo di idee, di innovazione, di servizio, di nuove soluzioni, di problem solving, quindi tutto un lavoro fatto a livello di cervelli e quindi delle persone. Come lo facciamo questo? Lo facciamo con formazione, con addestramento, con diffusione della cultura nuova del fare impresa. Noi diciamo che vorremmo che tutti i nostri collaboratori siano dei piccoli imprenditori, no? Perché pensiamo che sia questo un modo per motivarli e che sia un modo per, come dire, fargli fare veramente qualcosa di utile, sentirsi utile. Troppo spesso, no? Si prende la forza lavoro come dei numeri, no? Dice tu pensa a fare e poi a pensare c'è qualcun altro. Invece noi diciamo no, pensa prima e poi fai. Quindi questo è una, secondo me, la differenza che dobbiamo perseguire. Cioè è proprio questi elementi che differenziano poi le aziende.